lavoro importante per un avvenimento importante. Guardiamo però anche il rovescio della medaglia. Ci sono alcuni medici che si sono detti preoccupati della nuova organizzazione del lavoro. Ma io credo che comunque dovremmo prima di tutto avere una visione complessiva delle cose per valutare un po' tutto quanto insieme. Sicuramente questa struttura che offre enormi opportunità avrà anche degli elementi di criticità, qualcosa da dover sistemare, da mettere a posto, però come ho detto anche in altre occasioni esistono le volontà, le capacità, le possibilità di poterlo fare e questo man mano nell'operare, perché le strutture vanno popolate, vanno vissute e quando si vivono si vede come successivamente poi aggiustarle se questo dovesse essere necessario. Una giornata importante, una grande festa, un avvenimento che si aspettava da anni per questa realizzazione, però un avvenimento che in qualche modo è un po' sporcato dalle vicende di carattere giudiziario, se si vuole, legate alla viabilità, di cui lei si è fatto promotore per dare trasparenza alle procedure. Io direi davvero un appuntamento che non è enfatico definire storico. Insomma, stiamo trasferendo la più importante struttura di cura di Pistoia e del suo territorio in una zona della città diversa rispetto al luogo dove si trovava da oltre 7 secoli. Le vicende della viabilità, come le vicende del contesto più generale, hanno risentito, come è noto, nella vicenda di Appaltopoli, che a suo tempo ha scosso la città, nell'ambito di una normale e operosa collaborazione con le autorità inquirenti, con la magistratura pistoiese. Il comune ha mosso tutti i suoi passi per garantire che comunque la viabilità arrivasse sostanzialmente insieme con l'ospedale, nella massima trasparenza e nel massimo rigore, che è la cifra delle pubbliche amministrazioni, sicuramente del comune di Pistoia. Un'importante realizzazione che arriva a compimento dopo anche aspre polemiche. Sì, insomma, di ostacoli ce ne hanno messe tante, anche ora c'è chi vuole speculare, strumentalizzare. Adesso noi abbiamo la soddisfazione di chi ha fatto una cosa importante per Pistoia. Noi siamo per la sanità pubblica, per tutti e di qualità, e questa è la dimostrazione. Abbiamo parlato con l'assessore, il quale ha detto che le proteste o comunque le speculazioni anche sull'aumento dei costi sono ingiustificate. Sono stupidaggini di chi comunque sente dentro di sé la rabbia perché abbiamo fatto una cosa bella per tutti, con 3 anni di tempo, spendendo poco. Addirittura il successo di questa iniziativa sta anche nel fatto che abbiamo fatto 4 ospedali in una volta sola. Non c'è eguali in tutta Italia, 4 ospedali in una volta soli non l'ha fatti nessuno. A qualcuno questo dà noia, scrive dossier alla procura e fa dichiarazioni insulse per sciupare la festa, ma la festa della sanità toscana non la sciupa nessuno. Ci sono state delle polemiche, a parte quelle iniziali sulla scelta del luogo, ma recentemente sull'aumento dei costi. Sono giustificati? No, assolutamente. Io ho risposto molte volte a questo. È impensabile che in 10 anni non ci siano degli aggiustamenti da fare. Gli aumenti dei costi sono stati essenzialmente legati a cambiamenti di normative. Cambiamenti normative sull'antisismica, antincendio, cose di questo tipo. È proprio per avere gli ospedali al meglio del meglio, diciamo, che fu deciso di fare modifiche strutturali che dessero più adeguamento alla normativa che era arrivata. Ospedale.
monumentale intitolato a San Jacopo, una scelta che va oltre la religiosità. Sì, certamente una scelta che tocca la dimensione religiosa, che, nella quale anche storicamente l'istituzione dell'ospedale si radica, ma la supera, e soprattutto coglie un'immagine che è legata proprio al nome di Jacopo, l'immagine del pellegrino, cioè dell'uomo che cammina portando il peso e il rischio della propria fragilità. Mi pare che questo possa rispondere bene alle finalità e all'impegno di un ospedale.